E torniamo a parlare dell'Ilva di Taranto perché per la prima volta sono seduti insieme i sindacati e il commissario governativo Enrico Bondi, che è a capo del colosso siderurgico dal 4 giugno scorso. Sul tavolo c'è la salute di operai e cittadini da conciliare con il futuro dell'azienda e il rilancio dell'occupazione. Ce ne parla Pier Damiani d'Agata. Si incontrano per la prima volta in un faccia a faccia pieno di aspettative sul futuro dell'Ilva. Da una parte il commissario governativo Enrico Bondi, dall'altra i sindacati metalmeccanici. Bondi non ha ancora chiarito i progetti dell'azienda, sciolto i dubbi sul futuro del lavoro. Cosa dirà oggi l'uomo che dovrebbe portare l'Ilva fuori dalla crisi? Non si sa ancora. Le parti sociali chiederanno chiarezza, attendono il nuovo piano industriale, aspettano risposte sull'occupazione in un'azienda dove da mesi 3.600 persone lavorano con contratti di solidarietà. E poi il nodo principale, lo stato dei lavori dell'autorizzazione ambientale, l'AIA, quel 1.800.000.000 da spendere in 3 anni per bonificare gli impianti inquinanti, la chiave della crisi, dell'enorme bufera giudiziaria che da oltre un anno travolge il siderurgico tarantino. Nello stabilimento dell'acciaio al momento molte macchine sono ferme. Con la produzione a rilento l'inquinamento atmosferico è diminuito, di molto. I valori di benzapirene sono a un decimo del passato. L'azienda dice di aver già speso quasi 170 milioni per interventi sugli impianti, ma i lavori strutturali, quelli veri, gli interventi importanti che dovrebbero garantire un futuro agli 11.000 lavoratori, non sembrano partire. Non ce la facciamo più. Le associazioni ambientaliste rendono pubblici nuovi dati sulla salute dei tarantini. In una città di 120.000 abitanti e troppe persone sono ammalate di cancro. Una su 18 nelle zone vicine ai fumi del siderurgico, come il quartiere Tamburi. Una persona su 26 in quelli più lontani dall'industria. Dati che confermano la difficile convivenza tra città e acciaio.